A Cesena il gol dello svedese Hans Holmqvist al 25esimo della ripresa ha segnato il momento peggiore vissuto dal Milan nell'epoca Berlusconi. E a Cesena, chissà, forse per un presentimento, il presidente non c'era. L'amarezza della sconfitta è stata così tutta per Arrigo Sacchi. L'allenatore rossonero è a disagio nei panni dello sconfitto. Con i giornalisti ha scambiato soltanto due parole di pura cortesia. Non ancora una vera e propria analisi del malessere in cui versano i campioni d'Italia, ormai 10 punti dietro l'Inter. L'andamento della partita, per la verità, sembra dar ragione ai milanisti. Contro un Cesena fortemente indebolito dalle squalifiche e privato quasi subito per infortunio dell'apporto del suo capitano Agatino Cuttone, il Milan ha costruito effettivamente almeno una dozzina di occasioni da gol. Unico a beneficiarne è stato però il portiere romagnolo Sebastiano Rossi, che ha potuto dimostrare all'antico maestro Arrigo Sacchi quant'è diventato bravo. In effetti, in terra di Romagna, il Milan ha mostrato un grande Ruud Gullit, recuperato ormai quasi al 100%. E se Van Basten appare ancora lontano dalla condizione migliore, Pietro Paolo Virdis brilla sempre per l'elegante efficacia. Dal canto loro, Rijkaard si conferma giocatore universale, affidabile e sicuro anche quale difensore, ed Ancelotti è tornato a garantire un apporto sostanzioso al centrocampo. E allora, vecchio Milan, perché non vinci più? Il rebus appare tanto più difficile perché il compito d'Arrigo Sacchi oggi non è di natura tecnica o tattica. Si tratta invece di ritrovare la fonte di quello smalto che aveva fatto la unicità del Milan un anno fa. Uno smalto fatto di niente e di tante cose e grazie al quale il gioco del calcio si trasforma da fatica di cursori in un'occasione di divertimento per chi lo guarda e per chi lo pratica. Ma lei in questo Milan, Gullit, continua a divertirsi, si diverte ancora? È difficile quando perdi, ma come noi abbiamo giocato bene. E così è calcio, io non sono molto felice, ma quando perdo voglio perdere bene, non così. Direi che negli ultimi 20 minuti, una volta subito il gol dello svantaggio, il Milan ha prodotto una mole impressionante di gioco. È stato bravissimo Rossi in un paio di occasioni a negare il gol, in altre un pizzico di imprecisione e un po' di fortuna da parte nostra ha impedito al Milan di raggiungere un meritatissimo pareggio.